In Israele la vittoria della coalizione Netanyahu-Lieberman alle elezioni anticipate del 22 gennaio è data per scontata. Il Likud di Netanyahu e Israel Beitenu di Lieberman, ex ministro degli esteri, dovrebbe ottenere tra i 35 e i 37 seggi sui 120 della Knesset, stando ai sondaggi. A ottobre, quando nacque, il pronostico per la coalizione era più favorevole, 43 seggi. A cambiare le carte in tavola, l'entrata in scena di un nuovo attore, Naftali Bennett, milionario, ex colono, ex coordinatore dello staff di Netanyahu. Il suo partito, la Casa Ebrea, chiede l'annessione di una parte della Cisgiordania. I sondaggi lo danno in seconda posizione con 18 seggi. Resta poi l'incognita delle formazioni di centrosinistra. Si è concluso per il momento senza un risultato operativo il vertice per formare un blocco anti-Likud caldeggiato dalla centrista Tzipi Livni, che fatti due conti sa che il suo Tnua, in coalizione con il partito laburista e l'altra formazione di centro del giornalista Lapid, intercettando il voto degli indecisi, raggiungerebbe 40 seggi. L'idea della Livni, secondo cui è possibile imporre a Netanyahu dopo le elezioni di costituire un governo di unità nazionale con la coalizione di centrosinistra, escludendo i partiti ortodossi e ultranazionalisti, non è condivisa dai leader delle altre formazioni. In Israele gli elettori votano la lista, spetta poi al presidente incaricare il leader della formazione del nuovo governo. Finora nessuna formazione ha mai ottenuto la maggioranza assoluta alle legislative.